Siamo lodati Gesù e Maria. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. In questo versetto con cui introduciamo queste riflessioni sulla liturgia odierna della parola è tolto dal Salmo responsoriale di questa terza domenica di Pasqua, il meraviglioso Salmo 15, e ne offre una splendida sintesi dei contenuti salienti. Il messaggio di questa terza domenica in parte è formato dalle esortazioni di San Pietro, che abbiamo sentito sia nella prima lettura, tratta dagli Atti, che nella seconda, tratta da una delle lettere da lui scritte, e poi chiaramente tutto culmina nel meraviglioso, importantissimo, focale, oserei dire, episodio dell'apparizione famosa di Gesù ai discepoli di Emmaus, che è il brano evangelico. Ora, la prima lettura ci presenta il primo annuncio pubblico di Gesù risorto, dato da San Pietro poco dopo l'evento della Pentecoste. In questo annuncio, l'abbiamo sentito, San Pietro applica proprio il Salmo 15, le parole del Salmo 15 ed alcune sue espressioni al mistero della morte e risurrezione di Gesù. Voi sapete che tanti passi dell'Antico Testamento erano passi profetici, si chiamano in termine tecnico, scusatemi, uso questa espressione, tipologici, cioè descrivevano in maniera tipica, simbolica, ciò che si sarebbe compiuto nel Nuovo Testamento, con l'avvento di Cristo in particolare, no? Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione, che dice San Pietro. Il Salmo l'ha scritto Davide, ma Davide è morto. Dove si sono compiute queste parole? Chi è che non ha conosciuto la corruzione e che non è rimasto nel sepolcro? Ecco, di questi passi nell'Antico Testamento evidentemente è pieno, no? Quindi il Signore Gesù è passato veramente attraverso la morte, ma non ha conosciuto la corruzione e il disfacimento, che sono entrambe conseguenze del peccato dell'uomo, e per quanto nostro Signore abbia accettato la morte per la nostra salvezza, non però la corruzione della sua santa carne, che è risorto, sapete, dopo circa 40 ore effettive dalla morte. Quindi non c'è stato il tempo perché si innescasse il processo di inizio di putrefazione delle carni umane, no? Consegnatosi volontariamente alla morte per la nostra salvezza, non fu abbandonato agli inferi. E lo spargimento di tutto il suo sangue, che non dobbiamo mai dimenticare, e quindi il suo passaggio attraverso la vera morte, quindi condividere quella che è la nostra sorte, dovuta a causa del peccato, era necessario per compiere la redenzione. E come San Pietro ricorda nella seconda lettura, liberarci dalla vuota condotta ereditata dai nostri padri. Quindi i nostri peccati nella morte e risurrezione di Gesù sono perdonati, non certo perché possiamo continuare a reiterarli, ma perché lasciamo la vuota condotta pagana, quindi di chi vive lontano dalla legge di Dio, e in forza della risurrezione di Gesù possiamo vivere una vita da buoni, bravi, figli di Dio, protesa verso la santità attraverso le virtù erogate della fede, della speranza e poi del suo coronamento, che è la carità. Ora, che il Signore sia nostra parte di eredità ed anche nostro calice, bellissima espressione sempre del Salmo, il Signore è mia parte di eredità e mio calice. C'è un altro Salmo che dice: alzerò il calice della salvezza. Durante la Santa Messa viene consacrato ed elevato cosa? Il calice della nuova ed eterna alleanza, no? Sapete che Gesù ha scelto il vino per trasformarlo nel suo sangue. Il vino nella Sacra Scrittura rappresenta la gioia, la felicità, il banchetto messianico. Quindi il sangue di Gesù che rappresenta la vita che ci ha dato, quindi l'amore infinito che ci comunica, è anche il fondamento della nostra gioia immensa, che ci siamo sentiti amati da colui che ha versato fino all'ultima goccia di sangue per noi. Quindi la Santa Messa è il culmine della vita cristiana. Ora, già l'ho detto recentemente, la Santa Messa negli ultimi anni ci ha avuto un calo vertiginoso. Dicevo nell'incontro fatto con qualcuno di voi che era presente prima, che negli anni 60, quando fu cambiato il rito della Messa, quindi adesso la messa si celebra in italiano e in tante altre cose che prima non c'erano, c'era la speranza
da parte di chi fece la riforma, dice: oh, qui siamo arrivati al 50% circa della gente che va a messa rispetto al 90% degli anni 20. Speriamo che, se cambiamo la messa, qualcuno ritorna a messa. Ha funzionato, dicevo prima le cose, non tanto, perché siamo passati dal 50 al 10 e in qualche circostanza al 5. Qui per esempio io continuo a dire che stiamo al 5. Dicevo prima, 50% vorrebbe dire 350 sermonetani, 370 sermonetani messi tutte le domeniche, vorrebbe dire che la chiesa sarebbe più o meno piena sia il sabato che la domenica mattina, che la domenica alle 11. Turisti, che ce n'è qualcuno anche oggi, benvenuti, esclusi. Ma come vedete non funziona proprio così. No, pensate che 3 anni fa, quando c'era questo stesso Vangelo, vi ricordate? Era ancora aprile. Sapete a chi ho fatto la predica io? A quella persona che stava seduta in prima fila a trasmettere la messa in streaming, perché non c'era nessuno. Non c'era nessuno a messa. Ci avete mai pensato a questa cosa? Oh, io non ho paura di dire, tanto ormai è passata, che io non ho affatto condiviso la scelta di chiudere le chiese. L'ho fatto con la morte nel cuore. Non avrei mai fatto una cosa del genere. Purtroppo, chi è più grande di me questo aveva deciso e ho dovuto adeguarmi. Una cosa brutta, giusto? Però voi sapete che io non credo che nostro Signore sia contento. Poi spetterà a Lui giudicare i vescovi, non spetta a me. Però supponiamo che il nostro Signore non sia contento e quindi che siano state fatte delle scelte sbagliate, chi le ha fatte poi ne risponderà davanti a Dio. Però il Signore questa cosa l'ha permessa. Ci avete mai pensato? È significativo che l'abbia permessa. Per quanti, io mi sono sempre chiesto, il famoso lockdown, la chiusura delle chiese è stato un motivo di lutto? Punto interrogativo. Perché io penso che se a messa ci va il 5% della gente, vuol dire che il 95% della gente che non va a messa manca a Pasqua, la vita mi è cambiata. Sotto questo punto di vista non è cambiata per niente durante lo scoperio che abbiamo vissuto, giusto? Secondo me, con il senno di poi, a prescindere, ripeto, dalla condivisione di queste scelte, che per me sono state una croce, però bisogna rifletterci, perché Dio, attraverso anche le cose molto brutte che permette, parla e vorrebbe anche scuotere un pochino le coscienze, no? Io non posso non ricordare, sono passati 3 anni, sapete che i cicli domenicani vanno avanti di 3 anni in 3 anni, no? Quindi anno A 2023, anno A era il 2020, quindi la terza domenica di Pasqua del 2020 c'era ancora la gatta buia, e c'erano ancora questo prima. Quindi il Vangelo dei discepoli di Emmaus, lo capiamo tutti quanti, no? Che cosa ci dice? Gesù parla e Gesù spezza il pane. Ci dice che Gesù risorto lo incontri a messa. Senza la messa non c'è vita cristiana, quindi senza la frequenza assidua e gioiosa della Santa Messa, la vita cristiana semplicemente cessa di esistere. Perché si perde ogni possibilità di reale ed efficace contatto con il nostro Salvatore, con la sua opera salvifica. Attenzione, perché poi tra questo 5%, oh, non mi accusate di pessimismo, l'ho detto anche prima all'incontro, quindi quelli che sarebbero i cristiani cattolici praticanti, ma ci sta anche qualcuno che è praticante ma che è poco credente. Dicevo prima all'incontro con i genitori, perché ci stanno i problemi delle scelte dei padrini, no? Dico, a prescindere dalle situazioni di incompatibilità, un padrino di battesimo di cresima dovrebbe essere un cristiano cattolico praticante. Invece oggi stanno i credenti non praticanti, questo non va bene per fare il padrino, ma ci stanno anche i praticanti non credenti, cioè quelli che vanno a messa per abitudine. Sapete, un parroco se ne accorge subito, perché poi una parrocchia per 10 anni predica, qualcuno ne sta a sentire, cambia, una minoranza, ma per altri, ci sono già le esperienze, dopo 10 anni di prediche sono esattamente identici a come li hai trovati. Cioè, qualunque cosa gli dici, sapete come si è a Roma, no? Da un'orecchia gli entra e da quell'altra gli esce. Quindi hanno imparato ad andare a messa, hanno acquisito questa sana abitudine religiosa. Però, per esempio, non si confessavano da 30 anni e dopo 10 anni non si confessano da 40. Capite? Non è cambiato quasi niente. Problemi.
Ora, il messaggio legato alle apparizioni di cielo di Emmaus, concludo con queste piccole riflessioni, è semplicemente questo. Non lo riconoscono. Gesù di sotto appartiene ad una dimensione che non è più percepibile, sperimentabile ad un livello ordinario. Questi lo conoscevano Gesù, come molte persone a cui era apparso. Anche Maria di Magdala non lo riconosce davanti al sepolcro, no? Perché? Perché Gesù è come prima, ma non è più come prima, perché risorto è entrato in una dimensione soprannaturale. E quindi quando sta in contatto con Dio, dice San Paolo, se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, adesso non serve più, dobbiamo fare uno step ulteriore, perché è entrato in una dimensione differente, nella dimensione della gloria, no? Il riconoscimento, quindi, quando avviene, dopo che lui spiega i passi profetici, come ho fatto io, no? Anche al Salmo 15, sicuro gliel'ha spiegato, 100%, chi era quello che non viene abbandonato nella morte e non conosce la cosa? So io, gliel'ha spiegato lui, no? Sicuramente, 100%. E poi la fractio panis, sapete che un tempo la messa, specialmente nei primi secoli, si chiamava proprio la fractio panis, la frazione del pane, perché nel gesto che il sacerdote fa prima di dare la comunione, no? Quindi che spezza il pane, non è che fa del male a Gesù, no, ma è simbolico, no? Quindi il pane spezzato che significa? Significa che Gesù è morto per noi, no? Quindi il pane spezzato, quindi il sacrificio è compiuto per noi, e che prepara poi la parte culminante del rito, che è appunto la Santa Comunione, no? È solo in quel momento che si aprono gli occhi dei discepoli di Emmaus, cioè in quel momento riescono a entrare in soprannaturale rapporto con il mistero di Gesù risorto. La messa ha voglia a farla in italiano, cioè, guardate, mia opinione personale, l'ho detto anche prima, non mi vergogno, cioè il tentativo che è stato fatto era di portare la messa un pochino più vicino alla gente, giusto? Dicevo, ha funzionato questa cosa, secondo voi? Se dal 50 siamo passati al 5, ha funzionato? Non ha funzionato. Possiamo sta parlare, perché non funziona far scendere il cielo e, capite, e renderlo troppo umano, ma funziona se tu chiedi alle persone uno sforzo di elevarsi e di entrare dentro il mistero della messa celebre. Chi conosce, per esempio, chi ha conosciuto la messa del rito antico, quello è proprio cioè tu stai in un mondo, capisci subito che capisci niente, che non è il tuo, quindi che devi fare uno sforzo non tanto per capire, ma per aprirti ad una dimensione, ad uno squarcio soprannaturale, perché Dio è al di sopra di noi, capite? Noi non lo possiamo toccare, prendere, afferrare. Per questo che non riconoscevano Gesù risorto nelle apparizioni, pur avendolo conosciuto personalmente. Quindi, in ogni caso, senza la messa, dicevano i cristiani, non possiamo vivere. Sicuramente senza la messa non possiamo incontrare Gesù risorto e godere i frutti della risurrezione. Quella gioia piena alla tua presenza e dolcezza senza fine alla tua destra, con cui si chiude il Salmo 15, si vive soltanto nel contatto intimo e sacramentale con nostro Signore Gesù. Chiediamo al Signore che ci doni la grazia di comprendere il dono inestimabile che abbiamo ricevuto con il contatto con Gesù, che possiamo avere attraverso la Santa Messa, e viverla con sempre e rinnovata maggiore fede, gioia, consapevolezza e gratitudine. Siano lodati Gesù e Maria.